Eccoci a Pau. La prima cosa che facciamo è salutare la mascotte di questa giornata così particolare. Ciao bellissimo. Ma poi andiamo a disturbare il nostro caro Franceschino, pronto a mettersi il cappellino? Sì, pronto. Giustamente. Che giornata particolare abbiamo oggi a Pau? Allora, oggi è la giornata di Puliamo il Mondo, in concomitanza con l'iniziativa di Lega Ambiente. Noi tutti gli anni, ormai da 7 anni, partecipiamo alla giornata di Lega Ambiente per Puliamo il Mondo. Quindi radoniamo tutta la popolazione e dedichiamo 2 giornate a pulire i nostri boschi. Facciamo tutti questi bambini che vedo sono tutti bambini di Pau? Sì, partecipano un pochino tutti i bambini, infatti lo facciamo il sabato di pomeriggio all'uscita della scuola e poi la domenica facciamo la mattina e il pomeriggio. E praticamente ci dedichiamo a pulire il sabato intorno al centro abitato, poi la domenica invece si fa una passeggiata ecologica un pochino più impegnativa, salendo verso il Monte Arci si puliscono tutte le strade, si raccoglie tutta l'immondizia che si trova, cartacce. Purtroppo che è creata forse a volte dai turisti, forse a volte da noi stessi sardi che amiamo la nostra terra ma non sempre siamo in grado di rispettarla. Sì, però dobbiamo rilevare che dopo diversi anni che facciamo questa attività ci siamo resi conto che in effetti dal primo al secondo anno la quantità di spazzatura che ricicliamo è inferiore a quella di anno dopo anno. E questo non solo perché viene raccolta tutti gli anni, ma proprio anche perché quando l'ambiente si mostra pulito, poi per chiunque è più difficile sporcarlo. Quindi diciamo che sicuramente questa azione di sensibilizzazione dà i suoi risultati. La nostra mascotte? La nostra mascotte è Sancho. Sancho. Sancho è il cane di Nicoletta che ci accompagna e di Concetta che ci accompagna in questa passeggiata. In questa passeggiata la ripetete ogni anno da quanto tempo? Da 7 anni, questo è il 7° anno che aderiamo all'iniziativa di Lega Ambiente in occasione della giornata Puliamo il Mondo. Ricordi ancora come fu presa il primo anno e quanto invece è incrementata poi la presenza degli abitanti? Ma è un'iniziativa che suscita entusiasmo tutti gli anni, a partire dal primo anno proprio perché si è visto, poi si vede il risultato, perché adesso si parte ma a sera qua solitamente facciamo la mucchiata dell'immondezza, che la mettiamo proprio in piazza per vedere la quantità di immondezza, quindi anche abbiamo documentato da un punto di vista fotografico la quantità di spazzatura che raccogliamo e quindi diciamo anche quella è una soddisfazione poi per chi partecipa a vedere il risultato della cosa. È una dimostrazione diciamo d'amore per il nostro territorio, per la nostra montagna, per il nostro ambiente. Adesso vediamo di capire come i ragazzi vivono questa giornata. Piccola domandina piccola. Come vivi questa giornata? Nel senso, è una giornata di divertimento, è una giornata utile, è una giornata che a te interessa perché vuoi pulire il tuo paese, come la vivete? Ci divertiamo e puliamo il paese. Giustamente, è più bello quando è pulito. Sì. Vero? Sì. Vi intristisce quando passeggiate per le campagne e vedete tutta questa immondizia? Vi fa arrabbiare poi durante l'anno vedere qualcuno che butta qualcosa per strada? O solo una volta all'anno per divertimento? No, infatti. E dite qualcosa se vedete qualcuno che butta le cose per strada? Diciamo di non buttarle per terra, di buttarle nel loro paese o nei cestini. Se la tenessero nel loro paese, vero? Ecco, questa è la cosa più importante. Questa è la cosa più importante. Grazie ragazze e buon lavoro. Grazie. La mascotte vi dà una mano? Sì. È sporca? No. Ma educata bene? Sì. Educata benissimo. Ancora dei paesi? Yes. Tipica sarda? Tipica sarda proprio... Si vede, sarda di Amsterdam? Buonasera. No, di Harlem. Di Harlem? Wow, paese basso. Ed è venuta sino a qui per pulire Pau? Ogni tanto. ci sveli come mai è a Pau? Perché sono sposata con uno di Pau. Ecco qua. I sardi?
sono meravigliosi. Sardegna è bellissima. Brava. E quindi aiuta a tenere la puleta? Sì, tutti dobbiamo farlo. Tutti dobbiamo farlo, giustamente. Ma non solo ad Harlem. Andiamo avanti, un'altra tipica sarda. Stai scappando! Ferma, sta scappando. Senti. Si vergogna. Potrei dirti che sei diventata rossa dalla vergogna. Allora, tra una risata e l'altra, che è la cosa più bella poi di questo paese, le risate, i sorrisi che sono importanti. Ti piace questo paese? Sì. E quindi partecipi per tenerlo pulito, perché è importante secondo te che questa terra venga rispettata? Certo. Certo. Sempre sì. Sempre? Sempre sì. Hai dei figli, vero? Sì, mio figlio. E li educhi perché tengano puliti? Deve essere pulito il paese, come tutti gli altri paesi, pulito, mi sembra giusto. Sembra giusto sicuramente anche a noi. Torniamo da Franceschino col suo cappellino meraviglioso. E anche... regalo anche una pezzolina, Luciana. Assolutamente sì. Visto che sei passata vengo a Pau, è giusto che partecipi a questa giornata. Ho sempre desiderato una fascia nella mia vita e finalmente l'ho avuta anche io. Mi spuliamo il mondo. Miss Aliga, volendo. Così mi suggeriscono dalla telecamera, voi non lo sentite, ve lo ripeto io. Eccoci qua. Possiamo dire che anche Luciana ha partecipato a Puliamo il mondo. Io, se avete una busta dell'immondezza abbastanza grande, comincerei con la telecamera. Assolutamente sì. Grazie.